Il giorno fatidico per la provincia di Teramo è arrivato. Urne aperte in via Milli dalle ore 8 sino alle 20 di questa sera per eleggere il successore di Renzo Di Sabatino. Hanno diritto al voto i sindaci, i consiglieri e gli assessori dei 47 comuni teramani. Per la precisione voteranno 45 comuni, visto che Giulianova e Campli sono commissariati per le dimissioni dei loro primi cittadini. Il voto sarà ponderale, cioè conterà di più quello degli amministratori dei comuni con il maggior numero di abitanti. A contendersi la carica di nuovo presidente della provincia di Teramo sono Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, candidato per il centro-sinistra, e Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco per il centro-destra. Intanto Di Sabatino trascorre in tranquillità le sue ultime ore da presidente di un ente che lascia completamente rinnovato. Per me è un bilancio positivo, poi naturalmente il giudizio lo danno gli altri. In una situazione di difficoltà sia da un punto di vista normativa che economico, la provincia di Teramo ha battuto tantissimi colpi, c'è stata, ha operato per il bene di questo territorio e il suo operato credo che si sia visto in molti campi. La soddisfazione è anche quella di lasciare a chi verrà dopo di me un pacchetto di risorse da spendere per il territorio nell'interesse del territorio. A me piace affrontare anche sfide nuove, per cui si chiude un capitolo, se ne aprirà forse un altro, altrimenti il capitolo della vita di ciascuno di noi ce lo scriviamo da soli, quindi va bene così. In questo momento ho un compito molto delicato, ma io credo anche molto importante, di guidare il Partito Democratico d'Abruzzo alle prossime elezioni elettorali. Mi concentrerò su quello e anche per questa ragione non sarò della partita, nel senso che chi è un arbitro non può pensare poi di fare anche il giocatore. Spero di mettere su una coalizione ampia e vincente, perché questa regione Abruzzo secondo me ha bisogno di un campo progressista che continui a portarla avanti. Sulla carta le previsioni danno vincente il candidato di centrosinistra D'Alonso, grazie ai voti pesanti del comune di Teramo. Ma l'urna, si sa, è trasversale, riserva spesso sorprese e Di Bonaventura spera.